Benvenuto alla consegna virtuale della tua nuova auto. Rilassati e mettiti comodo, sono qui per spiegarti le sue principali funzionalità. Prima di tutto prendi confidenza con le chiavi dell'auto. Servono per aprire e chiudere l'abitacolo attraverso questo pulsante. Se la tua auto è dotata del sistema keyless, per aprirlo ti basterà tenere la chiave in tasca, avvicinarti all'auto e premere questo pulsante. Eccoci dentro l'auto. Questa è la portiera e i comandi presenti sono quelli degli alzacristalli, il comando di blocco degli alzacristalli, il tasto di bloccaggio sbloccaggio portiere dall'interno automobile, il tasto per aprire e chiudere gli specchi e quello per regolarli. Partendo dalla posizione di guida, il volante ospita i comandi per le frecce e per le luci di posizione e anabbaglianti. Ruotando il selettore su auto, attiviamo il sensore crepuscolare. I fari si accendono automaticamente in base alla quantità di luce esterna. Sul lato destro troviamo invece i comandi per il funzionamento del tergicristallo. Il volante presenta dei comandi per il sistema di infotainment, con il pulsante per cambiare sorgente tra la radio e i media. Inoltre sono presenti i comandi per alzare e abbassare il volume e per cambiare frequenza radio. E i comandi per rispondere al telefono. Il cruscotto è formato da indicatori di velocità e giri motore. Le principali spie indicano qualsiasi possibile guasto del veicolo e dopo l'avviamento del motore si devono tutte spegnere. Nella parte centrale del cruscotto si trova un display che indica informazioni utili attraverso il quale possono essere cambiate le impostazioni principali del veicolo. Troviamo il pulsante per cambiare modalità all'interno del computer di bordo. È un sistema intelligente che distribuisce in modo indipendente la trazione su ogni ruota a seconda delle necessità. È composto da 4 moduli: Auto, Sport, Lock e Snow. Modalità Auto. Questa modalità dà priorità al risparmio di carburante nelle normali condizioni di guida e decide di far entrare il 4x4 se rileva il pattinamento delle ruote. Modalità Sport. È l'ideale per la guida sportiva. Il sistema distribuisce la coppia per esaltare le prestazioni in curva, agendo anche sull'erogazione del motore. Modalità Snow. Migliora la trazione durante l'accelerazione sulle superfici sdrucciolevoli e garantisce la stabilità percorrendo le curve su strade scivolose. Questo grazie al sistema TCS, un avanzato controllo di trazione che agisce sull'impianto frenante. Modalità Lock. Si tratta del bloccaggio differenziale centrale, che permette di avere una trazione ripartita per il 50% davanti e dietro. Per maggiori informazioni, consulta il libretto di uso e manutenzione del tuo veicolo. Nella plancia troviamo i comandi della climatizzazione. È possibile agire su temperatura, accendere e spegnere il condizionamento, aumentare o diminuire l'afflusso di aria dell'abitacolo, oppure inserire il comando automatico. Il sistema di infotainment è composto da una radio, la possibilità di collegare il tuo smartphone e, se l'allestimento scelto lo prevede, un navigatore. Su questo modello è disponibile Apple CarPlay e Android Auto. Per abbinare uno smartphone, collegare il device attraverso il cavo e seguire le istruzioni che compaiono a schermo. Sui lati si trovano i pulsanti con le funzioni di scelta rapida. Lo schermo è touchscreen, potete quindi navigare all'interno dei menu semplicemente sfiorandolo. Per il collegamento tramite Bluetooth ti basterà andare nelle impostazioni del tuo smartphone e seguire le indicazioni che compaiono nel video. Il sistema keyless vi consente di aprire e chiudere la macchina, avviarla semplicemente tenendo la chiave in tasca. Per avviare il motore premete la frizione, quindi il tasto Engine Start Stop è presente sul cruscotto. Il motore si avvia. Quest'auto è dotata dei seguenti sistemi di sicurezza: la frenata automatica di emergenza, il sistema di mantenimento di corsia, gli avvisi di angoli ciechi e della presenza di pedoni e veicoli durante le manovre. Per maggiori informazioni consulta il libretto di uso e manutenzione del veicolo.
Questo modello può essere dotato di cambio automatico. Illustriamo adesso il suo funzionamento. All'interno dell'auto troviamo solo due pedali, freno e acceleratore. La leva del cambio ha quattro posizioni principali indicate dalle lettere. D sta per drive e aziona la trasmissione per avviare la marcia della vettura. N sta per neutral e indica l'assenza di marcia inserita. P sta per parking e consiste nel blocco dell'albero di trasmissione e delle ruote. R indica la retromarcia. Per avviare la macchina, premi il pedale del freno, porta la leva del cambio su parking e premi il pulsante di avviamento. Quindi, sempre a freno premuto, porta la leva su D e lascia il freno. La macchina parte e adesso puoi usare l'acceleratore per aumentare la velocità e il freno per fermarti. Ricorda sempre di portare il cambio su P quando spegni la vettura. Quando inserisci la retromarcia, sia con cambio automatico che manuale, si attiverà la retrocamera. Un indicatore visivo e acustico ti segnalerà l'avvicinarsi di oggetti e persone in prossimità dell'auto. Il pulsante Shift, posto sulla parte sinistra del pomello del cambio automatico, ti servirà per sbloccare la trasmissione della tua auto per poterla trainare in caso di avaria. Sul lato destro del volante sono presenti i comandi del cruise control. Per attivarlo, accelera fino alla velocità desiderata e premere questo tasto. I comandi a freccia aumentano o diminuiscono la velocità. Per disinserire la funzione basta premere il freno oppure premere questo tasto. Si può passare dalla funzione di cruise control a quella di limitatore di velocità. Adesso diamo un'occhiata all'esterno del veicolo. Sul lato sinistro si trova lo sportellino del carburante che si apre con questo comando dentro l'abitacolo. Nel caso il sistema keyless finisca la batteria, potete estrarre la chiave di emergenza per aprire la vettura. All'interno del bagagliaio si trova il kit di riparazione pneumatici. Visto? Queste sono le sue principali funzionalità. Se qualcosa non ti è chiaro o vuoi approfondire, contattaci per maggiori informazioni. Siamo a tua completa disposizione.